indovinelli, però non dovete rispondere subito. Verso la fine, diciamo, della predicazione vi chiederò chi ha la risposta giusta. Allora, scrivetevi le domande e pensate. La prima domanda è: chi è la persona, la prima persona che il pastore Angelo è andato a visitare all'ospedale da quando abbiamo iniziato la chiesa? Io non me lo ricordavo proprio. La seconda domanda: chi è stato il primo mixerista della chiesa Gesù Vive? Rispondete dopo. Chi è stato il primo autista di pulmino della chiesa Gesù Vive? Scritto le domande? Adesso voi intanto pensate, però non pensateci troppo, ascoltatemi durante il culto. Intanto magari chiedete allo Spirito Santo di... Allora, chi vince, come dice Apocalisse, a chi vince gli sarà di sedersi alla mia destra, alla mia sinistra, non lo so. Va bene. Allora, io vorrei invitare qui le persone che devono leggere con me questa mattina. Vorrei che salissero qui sopra il pastore Roberta, Silvia, il pastore Ramona, Simone e Marcella. Salite qua con la vostra Bibbia. Un paio di scritture, ne toccherò diverse, ma voglio che queste due scritture siano lette da loro, perché verranno lette nelle loro lingue originali. E quindi questo ci dà una idea di completezza nella Chiesa. Allora, incominciamo con la traduzione italiana. Prima Corinzi 12:12-13. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo tutti abbeverati in un medesimo spirito. Prima Timoteo 3:14-15. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Pastore Ramona, in rumeno. Allora, i versetti di Prima Corinzi. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Scusate, aspettate un po' perché io non ho la Bibbia rumena con me. Quindi ho dovuto cercarlo in internet. Îți scriu aceste lucruri în nădejdea că vei veni în curând la tine. Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Avete capito? Qualcuno sì, qualcuno ha capito. Allora, vai con Prima Corinzi 12. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, premier chapitre. No? Epître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 12 au 13e. Car
come le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps, un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En plus, il y a Paul qui passe sa lettre à Timothée. L'épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 14 au 15e. En Timothée, chapitre 3, le verset 14 au 15e. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu ne sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Abbiamo capito, questo pezzo l'abbiamo capito. Grazie Simone. Un applauso Simone. Primera de Corintios del 12 al 13. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros de este único cuerpo, no obstante son tantos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ahora, todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu, en el mismo cuerpo, sea judeos que griegos, sea esclavos que libres, y somos y fuimos todos hemos todos en un mismo espíritu. Ahora, en un mismo espíritu. Ahora, primera de Timoteo, del 14 al 15. Así la gracia del Señor nuestro. Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo estas cosas en la esperanza de venir rápido donde ti, para que si yo retardo, tú sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios y en la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Amén. Tú no hay la Biblia en portugués. ¿Qualcuno ha una Biblia? Traduce. Traduce. Speriamo. No, perché lei non aveva la Bibbia in spagnolo, perché. Non ci ho pensato, lei me l'ha detto che dovevo leggere in portoghese, però va bene. No, va bene, lo traduco. Primera Corinthians 12, 13. A unidade do corpo e diversidade dos membros. Como, então, o corpo é um, mas tem muitos membros e todos os membros são de um único corpo. Mesmo sendo muitos, formam só um corpo. Assim também é Cristo. Agora nós todos fomos batizados no mesmo Espírito, no mesmo corpo. Sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e fomos todos dissetados de um mesmo espírito. Samo, tu vuoi venire per l'arabo? No, no, ve le ci vedo. Prima Timoteo 3, 14, 15. Primera Timoteo 3,
14, 15, escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa. Nossa, não sei. Amém. Amém. Um único corpo. Grazie. Vai, Sama. Ma qui c'è scritto qualcosa che io proprio... È arabo. È arabo. Allora, prima Corinzi 12, 12, l'anno كمان الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد كذلك المسيح أيضا لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد يهودا كنا أم يونانيين عبيدا أم أحرار وجميعنا سقينا روحا واحدا كابيتو؟ Timoteo è veramente arabo, veramente arabo. هذا اكتب اليك راجيا ان اتي اليك عن قريب ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسه الله الحي عمود الحق وقاعدته. امين. Perché ho voluto leggere queste due scritture in varie lingue? Perché la parola di Dio è una ed è valida per tutte le lingue, in tutti i popoli, in tutte le nazioni. Questa è la parola di Dio, questo è quello che dobbiamo credere, questo è quello che dobbiamo fare. Giusto? Ci siamo? Ok. E quindi qui la parola di Dio parla di una chiesa che è una chiesa che è un corpo. La prima scrittura parla della, di Corinzi parla della chiesa che è il corpo e l'altra scrittura parla della chiesa che è un edificio del Dio vivente. E quindi questo mi fa pensare al corpo che è una chiesa in movimento perché il corpo si muove, si sposta, ma l'edificio ci parla di stabilità, cioè di una costruzione stabile che deve contenere qualcosa, ok? Quindi la chiesa è un organismo vivente che si muove, ma è altresì un edificio che deve contenere. E c'è una scrittura in Pietro che dice che noi siamo pietre viventi. Quindi ognuno di noi è una pietra che è stata messa sul fondamento, che è Cristo, e noi siamo le pietre viventi che vengono messe per costruire questo edificio. Amen? Quindi la chiesa del Dio vivente siamo noi, lo siamo noi come chiesa locale e lo sono tutte le chiese delle persone nate di nuovo in tutto il mondo, sono edifici del Dio vivente. Se andiamo un attimo nel Vangelo di Matteo al capitolo 16, Matteo capitolo 16, Gesù sta parlando con Pietro, qui c'è la confessione di Pietro, leggo dal versetto 13, poi Gesù giunto dalle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia e o uno dei profeti. E gli disse loro, e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché nella carne, nel sangue, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia, non su te Pietro che sei la roccia, ma su questa roccia che è la rivelazione che hai ricevuto, io edificherò la mia chiesa
e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi tu sei Pietro e sulla rivelazione che tu hai ricevuto io costruirò la mia chiesa. E qual è la rivelazione che Pietro ha ricevuto? Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Qual è la rivelazione che ci unisce a tutti noi che siamo chiesa? Che tutti noi abbiamo compreso che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa è la rivelazione che ci ha unito, che ci unisce e che ci manterrà sempre uniti. Quindi questa rivelazione è la roccia, è proprio la roccia su cui tutto viene costruito, su cui la Chiesa è costruita. Noi abbiamo edificato questa Chiesa insieme a voi perché insieme abbiamo creduto che Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente. Questa è la base. Che cos'è il fondamento? Su dove sono appoggiati i vostri piedi? Non sono appoggiati solo su questo pavimento, ma i nostri piedi sono appoggiati sulla rivelazione che Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente. Amen. Ora, la Chiesa può avere varie... può comportarsi in vari modi, no? Ci sono delle chiese militanti, che sono quelle chiese che lottano per ottenere la vittoria e sono sempre in lotta. Poi ci sono delle chiese che, pur essendo chiese del Dio vivente, vivono sempre nella sconfitta, con un atteggiamento di sconfitta. Quelle che non capiscono l'autorità che hanno in Cristo, che hanno ricevuto in Cristo, nel nome di Gesù. E quindi del fatto che siamo stati destinati a regnare, che noi dobbiamo regnare nella vita, non dobbiamo subire, ma dobbiamo essere al di sopra perché siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. E quindi queste chiese sconfitte, queste chiese che sempre si piangono addosso, che sempre si lamentano, che sempre vedono tutto nero, che sempre siamo agli ultimi tempi, adesso arriva una catastrofe, siamo tutti peccatori, queste chiese vivono con un atteggiamento di sconfitta. Ma poi c'è la chiesa trionfante. E voi siete in una chiesa che vi insegna ad essere una chiesa trionfante, che è seduta nei luoghi celesti con Cristo, al di sopra di podestà, principati, signorie, ed è una chiesa che esercita autorità. Amen. E dovete ringraziare Dio perché in questa chiesa non vi insegnano a subire, ma vi insegnano a rimanere fermi nella vostra posizione. Noi non dobbiamo lottare perché Cristo ha già fatto tutto. Noi non dobbiamo subire la sconfitta perché Cristo ha vinto per noi. Cosa dobbiamo fare? Rimanere fermi nella nostra posizione di autorità e di governo. Questo, il nostro combattimento è questo, rimanere fermi sulle dichiarazioni di Gesù Cristo. Io ti ho dato le chiavi, tu puoi aprire, puoi chiudere, ciò che hai legato sarà legato nei cieli, sarà legato sulla terra. Vi ho dato autorità su serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico. Questa è la verità, questa è la verità nella quale noi dobbiamo rimanere saldi. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, e questo è quello che ci ha fatto trionfare, che ci fa trionfare e che sempre ci farà trionfare. Questa verità, perché tu puoi perdere una battaglia ma non hai mai perso la guerra. Noi non abbiamo perso la guerra perché la guerra l'ha vinta Gesù. Amen. E quindi noi dobbiamo rimanere fermi e saldi in questa verità. Negli ultimi tempi, in questo ultimo periodo, sto sentendo che ci sono voci e nuove dottrine, ci sono sempre state alla fine, però poi vengono, è come la moda, no, dei vestiti, che ogni anno sembra che è arrivata l'ultima moda, ma l'ultima moda riprende la moda magari di 20 anni fa, 30 anni fa, è solo stata rispolverata. Ogni tanto saltano fuori delle dottrine che sembrano nuove, ma in realtà sono vecchie, sono già passate, dove le persone dicono non serve andare in chiesa perché la chiesa è ti lega, la chiesa è un sistema, come se la chiesa fosse un'istituzione, no? Sto parlando della
non sto parlando della Chiesa di Stato, che a volte è un'istituzione, sto parlando della Chiesa del Dio vivente, cioè di noi, di quelli nati di nuovo, no? Anche nella Chiesa del Dio vivente, di quelli nati di nuovo, ci sono, nascono delle dottrine che dicono non serve andare in chiesa, basta che due o tre sono riuniti nel suo nome, quella è una chiesa, verità sacrosanta, è vero. E beh, troviamoci nelle case, stiamo insieme nelle case, ci troviamo fra di noi, ma a cosa serve avere il pastore, avere delle guide? Non serve a niente, possiamo tutti insegnare agli uni agli altri, verità sacrosanta, possiamo tutti insegnare gli uni agli altri, ma mi chiedo, queste persone che si riuniscono nelle case, quando non ci staranno più in una casa, che cosa faranno? Cercheranno una casa più grande, giusto? E quando non ci staranno più in quella casa più grande, che cosa faranno? Cercheranno una casa ancora più grande. E quindi alla fine cercheranno un posto dove radunarsi insieme. Inevitabile. E quindi, quando si ritroveranno tutti insieme, che non si capirà niente perché ognuno vuole fare quello che vuole, perché tutti dovranno dire la loro e non ci sarà mai nessuno che dirà si fa così e basta, come in una famiglia, no? Allora nascerà l'esigenza di avere un qualcuno che magari abbia una sapienza, una conoscenza, un'unzione tale da poter dire si fa così e basta. Perché come dice un detto del mondo, dove ci sono troppi galli non fa mai giorno, giusto? Se vogliamo usare una dicitura, diciamo, mondana. Ma il Signore è molto saggio, il nostro Dio è saggio, siete convinti che il nostro Dio è molto saggio? Lui fa le cose fatte bene, a Lui gli piacciono le cose ordinate. Sempre, quando Lui ha fatto qualcosa, ha preso uno, un leader, e ha detto, tu adesso mi fai questo. Ma il popolo dirà, ma chi sei tu, ma cosa vuoi da noi? Tu fallo, che pensi me? Ci penso io. Perché? Perché è importante la guida. Quindi la Chiesa del Dio vivente ha un ordine, ha delle regole, ci sono delle cose che non possono essere diverse da come sono, perché altrimenti ci sarebbe il caos e la confusione e non ci sarebbe guida. Che brutto quando in una famiglia il padre non dà la guida ai suoi figli, a sua moglie. E così è nella Chiesa del Dio vivente. Dio poi, lo vedremo in Atti, ha stabilito, è chiaro che all'inizio della Chiesa non c'erano i pastori, non c'erano, c'erano più evangelisti, c'erano più apostoli. I pastori sono venuti dopo, perché? Perché a un certo punto quando Pietro si alza e predica il primo messaggio, 3.000 convertiti, e adesso cosa facciamo con questi qua? Cosa facciamo con tutta questa bella gente? Dove la mettiamo? Come la maestriamo? E allora piano piano è sorta la figura pastorale. E quindi ogni volta che Pietro, Paolo andavano in una città e nasceva una chiesa, prendevano una persona, un vescovo, vescovo vuol dire uno che sorveglia, un pastore, e lo mettevano su quella assemblea, su quella chiesa, perché ci voleva qualcuno che desse la guida e la direzione. Amen? Ci siete? Amen. Allora, che cosa succede alla Chiesa Gesù Vive? La Chiesa Gesù Vive, come negli Atti degli Apostoli, andate in Atti, al capitolo 1, Atti capitolo 1, nascita della prima Chiesa, come avviene la nascita della prima Chiesa? Versetto 4, Gesù è già morto e resuscitato, si fa vedere ai suoi e dice al versetto 4, ritrovandosi assieme a loro, comandò a loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre che egli disse, voi avete udita da me. Poi al versetto 13, questi uomini e donne rientrati in città
salirono nella sala di sopra, dove si trattenevano Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e nella supplica, con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Questo è ciò che avvenne in Atti. Ciò che avvenne nella Chiesa Gesù Vive è che pastori Angelo e Chiara abitavano in una casa che aveva una mansarda, puoi mandare la prima immagine, che aveva una mansarda e in questa mansarda pastore Angelo, pastore Chiara, Francesco Notar Nicola, Fabio Notar Nicola, Antonella Notar Nicola, Sandra Porro e poi in seguito si aggiunse anche Laura, si ritrovavano in questa... Dov'è la mia foto? Ce l'avete? Non siamo proprio noi perché non avevo una foto di quel periodo, sono delle persone che pregano, ma ci ritrovavamo in quella mansarda con la chitarra del pastore Fabio e cantavamo noi le canzoni, cantavamo... La tua chitarra, scusa Francesco, perdonami. E cantavamo e pregavamo, pregavamo e cantavamo, perché la Chiesa Gesù Vive stava per nascere. Era il 1994, eravamo tornati dalla scuola biblica da pochi mesi e tutto è iniziato lì, in quella mansarda. E lì i nostri sogni, i nostri desideri, per chi c'era venerdì alla preghiera sa di che cosa sto parlando, i nostri desideri hanno incominciato a prendere forma e noi pregavamo ciò che sognavamo nel nostro cuore, ciò che Dio aveva messo nel nostro cuore e ciò che desideravamo ardentemente vedere diventare realtà davanti ai nostri occhi. E quindi io vorrei chiamare qui due persone che erano presenti, Francesco e Laura, Francesco prima, poi Laura si è aggiunta, che ci raccontino qualcosa di quei tempi, di quei momenti. Un applauso a questi anziani della Chiesa. Ah, pensavo di trovare una foto di me giovane. Vabbè, poi le troveremo. Sì, le troveremo. Com'era bello. Perché adesso? Grazie. Allora, sì, i momenti della mansarda, erano momenti belli, erano momenti, come si dice, carichi di emozione, perché io ero già certo che si stava creando qualcosa di importante. E ricordando quei giorni, penso che appunto il nostro iniziare insieme, sì, forse è stato anche agevolato dal fatto che eravamo parenti. Voi sapete che pastore Chiara è mia cugina, quindi mia mamma è sorella della nonna Anna, e questo fatto è vero, ci ha agevolato perché comunque stavamo già vivendo insieme, però poi pensandoci ho ragionato in questi giorni e pensavo che comunque anche la nostra conversione è stato un miracolo ed era già un piano di Dio, perché ci siamo ritrovati tutti noi parenti e io credo che Dio ha proprio guidato tutto questo. Posso raccontare la nostra conversione, visto che stiamo raccontando la storia. Prima di convertirci ognuno di noi faceva la propria vita. Sì, ci vedevamo ogni tanto appunto dal nostro nonno, ma comunque ognuno di noi faceva la propria vita. Spesso appunto ci incontravamo dal nonno, che è il papà della nonna Anna, e il nostro nonno era credente e quindi cercava in tutti i modi di coinvolgere anche noi in questo, e quindi a tavola si pregava prima di mangiare e poi lui aveva questo organo che per me era una tortura quando andavo a casa sua. Perché? Perché ci voleva sempre lì a fianco a questo organo, iniziava a intonare i canti della sua chiesa e pretendeva che noi imparassimo. Poi quando io ho iniziato a suonare la chitarra pretendeva anche che imparassi a suonare i canti con la chitarra e quindi mi faceva cantare "Io sono un agnellino salvato". Ma quale agnellino? Cioè, quale... Io stavo imparando a suonare la chitarra e cantavo Bandiera Rossa, cantavo Stalingrado, cantavo La locomotiva di Guccini.
quando andavo a mio nonno cantavo io solo un agnellino, quindi potete immaginare. Se lo sapevano i miei amici di fuori che cantavo queste canzoni, che figura. Vabbè. Poi cosa è successo? Che mio nonno ci invitava spesso in chiesa, ma figurati, chi è che andava in chiesa? Ma pazzi proprio, saremmo stati dei pazzi. E gli ultimi tempi, mio nonno era anziano, quindi erano gli ultimi tempi della sua vita, mi ricordo che noi ci siamo sentiti e ci siamo detti, tutti noi cugini, ascolta, facciamo un regalo al nonno, andiamo una volta in chiesa una domenica, così il nonno è contento e felice, ci ha visto in chiesa e se ne va in cielo, così almeno se canzoni basta. E così è stato, una domenica ci siamo trovati tutti in chiesa, il nonno chiaramente felicissimo, e lì è avvenuto qualcosa, perché noi siamo andati in chiesa, ma non con l'intenzione di tornarci poi dopo, ma di fare contento il nonno, di beccarci questo culto, e poi basta, finita lì. Il problema è stato che la domenica dopo, senza dirci niente tra di noi, ci siamo ritrovati lì ancora. E poi da lì, chi prima, chi dopo, insomma, alla fine ci siamo convertiti. Cosa voglio dire con questo? Che a volte sembra, siamo tutti in famiglia e si sono fatti la loro chiesa, sapete, ci sono questi pensieri. Ma io credo invece che sia stato un disegno di Dio farci trovare lì quella domenica tutti insieme, farsi conoscere da noi, e da quella domenica è iniziato qualcosa. Poi chiaramente noi siamo stati quasi 10 anni, giusto, nella chiesa, 8-9 anni, e nessuno di noi, dopo, quando si è convertito, pensava che saremmo poi arrivati a fare una chiesa e essere qui oggi. Nessuno di noi, assolutamente. Quando i pastori sono andati alla scuola biblica, anche lì nessuno di noi pensava questo. Quando sono tornati, sì, l'abbiamo pensato. Finalmente. Però, sapete, anche lì è stato, a me è successo, a me, poi confrontandomi anche con Laura, è successo un miracolo, perché fino a quel momento per me loro erano Angelo e Chiara, quindi erano i miei cugini, erano parenti. Ma nel momento in cui sono tornati dalla scuola biblica, quando poi hanno preso la decisione di iniziare appunto a fare una chiesa, a essere pastori, a me è successo qualcosa nel mio spirito, e io non l'ho più visti come parenti o come cugini, ma io l'ho visti come pastore prima, perché poi sapete, prima il pastore ha iniziato lui come pastore, ma il pastore Chiara non era pastore all'inizio, come noi non eravamo anziani, come Laura non era diciamo nel gruppo ristretto dove ci trovavamo noi, ma è arrivata dopo. Ma questo ve lo dico perché non è che abbia fatto una chiesa perché eravamo parenti, mi seguite? Quindi non siamo, il pastore Chiara non è diventata pastore perché era la moglie del pastore Angelo, mi seguite? Ma perché è stato Dio a un certo punto che ha detto al pastore Chiara, anche tu sei un pastore. A un certo punto il pastore ha nominato noi come anziani, ma non è stato subito, perché eravamo parenti. Mi seguite? Ma perché a un certo punto noi abbiamo sentito questo e il pastore ha sentito questo. Laura non è entrata subito nel gruppo ristretto, perché non era degna ancora, chiaramente. Doveva... Dopo, quando Dio ha detto sì, in effetti anche lei, ma questo, capite cosa sto dicendo? E questo è importante, e questo è quello che ha anche ci ha tenuto saldi. Ci sono stati problemi in tutti questi anni, ci sono state anche discussioni, ma io quello che ho sempre visto e ho seguito non mia cugina o una famiglia, ma ho seguito il pastore e il pastore, ho seguito il cuore del pastore, mi seguite? Io quello che posso dire dei miei pastori è che hanno sempre, sono sempre stati, si dice nel mondo, si dice intellettualmente, vabbè, non mi viene, comunque quello che io, corretti, intellettualmente corretti, io credo che quello che ho sempre visto nel cuore del pastore, la sua onestà intellettuale, non intellettuale ma spirituale, ok? Quello che ho sempre seguito è il suo cuore, perché ho visto che è un cuore secondo il cuore di Dio. Amen. E quindi quegli anni, per tornare a quegli anni appunto, erano anni dove sognavamo, dove
si immaginavano tante cose e oggi, grazie a Dio, quelle cose che sognavamo in quella soffitta oggi sono qua, sono reali, le vediamo. E basta, per ora mi fermo. Se mi viene in mente qualcosa altro. Dunque, io in settimana ho ricevuto questo messaggio vocale dal pastore Chiara che mi dice: ma vuoi condividere qualcosa dei tempi in cui ci trovavamo in mansarda? E dentro di me ho iniziato a sentirmi convinta di peccato perché non avevo nessun ricordo. E dicevo: ma com'è possibile sta cosa? Non mi ricordo niente. Poi confrontandomi con Francesco mi sono ricordata perché non mi ricordavo niente. Perché loro non mi hanno ritenuta degna di essere ai loro incontri, capito? E quindi io lì non c'ero e quindi non ho ricordi. Sto scherzando, ovviamente. Io ero convertita da pochissimo, in realtà ero convertita da un paio d'anni, per cui i pastori in realtà mi conoscevano sì e no. E poi avevo comunque la mia bella testa, insomma. E quindi, giusto, non andiamo oltre. E quindi giustamente hanno preso questa decisione per quei tempi. Di quella mansarda io mi ricordo che ci trovavamo a pregare una volta alla settimana, io e te, non so se era proprio i primi anni o subito dopo, forse più avanti. Mi ricordo di averci dormito con mio marito qualche volta. Però di quel periodo io invece ho un ricordo di sensazioni che vivevo, perché ricordo molto chiaramente come Dio mi aveva parlato di seguirli. E Dio mi ha proprio parlato chiaramente con una scrittura e quindi io sapevo, pur essendo una giovanissima credente, che ero al centro della volontà di Dio nel seguire loro, nel seguire la loro chiamata. E poi l'altra cosa che io ricordo come sensazione molto, molto forte era quella, non saprei tanto definirlo, non era solo entusiasmo, perché io ero entusiasta per quello che Gesù aveva fatto nella mia vita e ma non era solo quello, era una sorta di trepidazione, ecco il termine giusto è questo, perché sapevo che ero al centro di qualcosa di enorme, di un progetto fantastico, e mentre la mia carne mi diceva tu sei matta, nel mio spirito io sapevo che c'era davanti a noi un sogno, una visione, sognavamo, pregavamo, desideravamo cose che non esistevano, perché giustamente eravamo in sette. E non c'era locale, non c'era nulla, c'era solo una chiamata, c'era solo una visione, ma io sentivo dentro di me, credo che fosse la cosa che sentivamo tutti, quella trepidazione di essere al centro di un progetto grandioso e di continuare a sognare cose che erano al momento solamente sogni e che poi in gran parte sono diventati realtà, perché il fatto che siamo qui e che siete qui è una realtà. E in questi giorni, mentre riflettevo queste cose, mi sono chiesta: ma le persone che si aggiungono alla Chiesa Gesù Vive in questo periodo vivono la stessa trepidazione? Perché sapete, quando tutto è pronto, tutto è fatto, tutto è impostato, c'è lo stesso entusiasmo, perché ci deve essere lo stesso entusiasmo, perché comunque siamo in un grande progetto, comunque i sogni non sono finiti, i sogni sono ancora più grandi e insieme dobbiamo essere trepidanti ed entusiasti per questi sogni, ok? Grazie. Grazie. Quindi in questa mansarda comincia a prendere forma e vita la Chiesa Gesù Vive, che inizia proprio in casa nostra. Inizia in casa nostra e dopo poche settimane che facevamo i culti in casa nostra ci è arrivata una lettera dall'amministratore che diceva che non potevamo fare questi culti in casa nostra, perché poi io non lo so come mai arrivava gente a casa nostra a fare il culto che io non ho mai visto e né conosciuto in vita mia, e quindi c'era questo via vai di persone e poi cantavamo e facevamo rumore. Però la cosa bella di tutto questo è stato che quelle persone del condominio che hanno chiamato l'amministratore, in realtà poi ho scoperto, perché una di queste vicine una mattina è venuta da me, mi ha suonato, mi ha detto: scusa, hai una cipolla? Vabbè, io l'ho fatta entrare, abbiamo bevuto un caffè insieme, l'ho evangelizzata, lei si è convertita e si è convertito tutto il palazzo, perché era una palazzina
di pochi piani, di due piani, ed erano tutti familiari. Quindi la mamma, che era questa signora, ha parlato alla figlia che abitava di fianco, alla figlia che abitava di sotto, alla figlia, e alla fine sono venuti tutti in chiesa e hanno dato la loro vita a Gesù. Sono stati il nostro primo raccolto, veramente entusiasmante. E quindi poi ci hanno detto che quando noi cantavamo, eccetera, loro mettevano l'orecchio sul muro per sentire le canzoni, per sentire quello che noi facevamo, e difatti poi hanno dato la loro vita a Gesù. E quindi, appunto, mentre noi eravamo in quella mansarda e non ci stavamo più, abbiamo incominciato a prendere locali del comune, eccetera, eccetera, però ogni domenica dovevamo prendere gli strumenti, montarli, smontarli, questo e quell'altro. Alla fine abbiamo iniziato a cercare un locale che potesse accoglierci. E quindi cercavamo e non trovavamo niente. Perché non trovavamo niente? Perché appena dicevamo che eravamo una chiesa evangelica e volevamo fare dei culti, tutti ci dicevano no, ci chiudevano le porte. E quindi stava nascendo una grande frustrazione nel nostro cuore, perché quando tu hai le persone però non sai dove portarle, e soprattutto diventa dispersivo, non riesci a sviluppare il lavoro, perché potevamo vederci solo una volta alla settimana. Durante la settimana cercavamo di vederci in casa, ma il numero stava crescendo e non era più possibile. E poi comunque i vicini reclamavano se facevamo rumore. Quindi abbiamo iniziato a cercare i locali non li trovavamo, e è nata questa frustrazione e questo desiderio di uscire da quella casa e trovare un posto. Ma le porte erano tutte chiuse. In quel periodo io lavoravo. Puoi mandare la seconda immagine. Lavoravo e ogni giorno per andare a lavorare prendevo un autobus e poi prendevo un tram. Mi mandi il tram? In realtà prendevo tre autobus, prendevo il tram. È un pomeriggio, perché lavoravo pomeriggio e sera, mentre ero sul tram ho scritto la prima canzone della mia vita, la prima e l'ultima, no, forse una l'ho scritta ultimamente, ma ho scritto una canzone, perché mentre ero lì sul tram che pregavo, pensavo, dicevo ma Dio, ma come faremo a uscire da questa situazione, tutti ci chiudono le porte in faccia, ma dove andremo? E poi la gente che viene agli incontri continuerà a credere in noi se noi non abbiamo niente da offrire, non c'è la dimostrazione che tu sei con noi. E quindi nasce la canzone. Mentre ero sul tram, puoi mettere l'altra immagine, seduta sul mio tram che aspettavo, pregavo, pensavo, nasce questa canzone. Vediamo se ve la ricordate. Cantala tu. Ci uniamo al cuore.
abbiamo scelto di seguire te insieme. E abbiamo scelto di seguire te, di raccontare del tuo grande amore, o Dio del cielo. Com'è grande il tuo amore, o Dio del cielo. Questa canzone nasce, non è altro che l'inno di trionfo dell'Apostolo Paolo. Chi ci potrà separare dall'amore di Dio? Sarà la distretta, sarà la persecuzione, sarà la fame. Niente ci potrà separare dall'amore di Dio. E subito dopo abbiamo trovato il nostro primo locale. Puoi mettere la slide. In via Moretti 80, in questa casa sfasciata, era veramente conciata così. Per mettere quell'insegna, Stefano Lo Popolo, che non c'è oggi mi sembra, ha messo su l'insegna, gli è caduta l'insegna in testa, abbiamo dovuto portarlo a pronto soccorso a mettere i punti. Dietro quel container di sera si veniva a cambiare una prostituta. Era un posto desolato, abbandonato, ma noi abbiamo visto la gloria di Dio lì. Dopo poche settimane che eravamo in quel locale, eravamo a casa a guardare il telegiornale e vediamo al telegiornale il nostro locale, il piazzale, e il cronista che diceva: a Quarto Giaro è stato scoperto un covo di vendita di spaccio di armi e di droga. Dov'era? Lì nel nostro cortile, proprio lì nel nostro cortile c'era un autolavaggio nel piazzale, ma tutto guidato dal Signore. Cosa è successo? Che questo autolavaggio a noi ci dava fastidio, perché c'era un grande cortile, entravano queste macchine, camion, hanno trovato gli spacciatori, hanno portato via tutto e l'autolavaggio si è chiuso, il cortile è diventato tutto nostro. Ma la domenica successiva, dopo aver visto queste cose in televisione, abbiamo detto: ma non è che questi qua hanno nascosto qualcosa qui nella nostra chiesa? E quindi abbiamo pensato: caspita, qui c'è un solaio, andiamo a vedere se hanno nascosto qualcosa qui dentro. Grazie a Dio non c'era niente. Ed è lì che è iniziata la nostra storia, in via Amoretti 80. A furia di pregare, quella zona è stata bonificata. Adesso c'è il centro commerciale Bonoli, Metropoli. Hanno fatto un parcheggio qua di fianco c'è la stazione, e il nostro sogno era quello di rimanere lì, di prendere il capannone che c'era nel piazzale e allargare i nostri confini, ma non è stato così e poi vi racconteremo nelle prossime puntate. Ma quello che voglio dirvi riguardo a questa canzone, che dice proprio: i nostri sguardi sono su di te, Dio, noi vogliamo raccontare del tuo grande amore, chi ci può fermare? Abbiamo una missione, abbiamo un compito, non sarà un locale a fermare la nostra opera e la tua opera. Ho pensato al fatto che Gesù ama veder nascere la sua chiesa, e come, sapete, come la donna è stata tratta dall'uomo e Dio ha fatto scendere un sonno profondo su Adamo e ha preso una costola di Adamo e ha fatto nascere la donna, così Dio ha permesso che Gesù morisse, che entrasse in un sonno, per prendere dal suo costato, da dove è stato trafitto, noi, la Chiesa. La Chiesa nasce dal cuore di Cristo, la Chiesa nasce dal sangue e dall'acqua che è uscito dal costato di Gesù Cristo. Ecco perché il corpo di Cristo, la Chiesa, è così preziosa, così importante, così meravigliosa. E Gesù ci ha dato vita. Dall'inizio, dal libro degli Atti fino ad oggi, Gesù dà vita alla Chiesa e continua a darci vita. Ed è così importante che noi apprezziamo questo dono di Dio meraviglioso, che è quello di essere stati piantati
nella Chiesa del Signore Gesù Cristo, di essere pietre viventi di questo edificio e di essere il suo corpo. Lui è il capo e noi siamo il corpo. Amen. E quindi, dopo i giorni della mansarda, arrivano i giorni di via Moretti 80. E sapete, la Chiesa è sempre stata nel cuore di Dio, anche nel Vecchio Testamento. Voi non trovate la parola Chiesa, ma trovate la parola Sion. E Sion è la Chiesa. Sion è un luogo fisico in Israele, ma Sion, spiritualmente parlando, è la Chiesa, che è questa collina. Quando dice tu, Sion, sei lì sul monte, sulla collina, perché tutti ti devono vedere. La Chiesa è questo. E perché Dio ha voluto la Chiesa? Perché Dio vuole la Chiesa? Perché quando Dio ha creato Adamo ed Eva, quella era la Chiesa, era la famiglia. Ma con il peccato questa famiglia si è sciolta, è stata distrutta. E allora Dio ha dovuto trovare qualcun altro che portasse avanti la famiglia. E ha cominciato con Abramo, il padre della fede, che è stato colui, l'uomo che Dio ha scelto, attraverso il quale di generazione in generazione, per mezzo della fede, noi potessimo diventare la famiglia di Dio sulla terra. E quindi da Abramo fino ai nostri giorni Dio ha fatto tutto un percorso nella storia per poter mantenere la famiglia, la sua famiglia vivente sulla terra. Quindi Abramo, poi il popolo di Israele che doveva rappresentarlo, che doveva essere un esempio per tutte le nazioni, e poi nel Nuovo Testamento la Chiesa del Signore Gesù Cristo, che nasce dal costato di Cristo, che nasce dal sangue, che nasce dall'acqua. E c'è un salmo che dice che quando si parlerà, no, di questa Sion, si dirà: costui, costei è nata lì. Quindi noi, di noi è detto che noi siamo nati lì. Lo sa Dio, lo sa il cielo, ma lo sanno anche tutti i demoni dell'inferno, che noi siamo nati lì. Siamo nati lì, siamo nati nella Chiesa, siamo diventati membra della stessa famiglia. E quindi, a proposito di costui è nato là, vorrei invitare qui un'altra coppia, che sono Ivan e Vanna, perché questa coppia ci aiuterà un po' a risolvere gli indovinelli che vi abbiamo fatto. Quindi Ivan e Vanna, accogliamoli con un applauso. Venite cari. Allora, costui, comincio da lui perché lei è arrivata dopo, come Laura più o meno, no? Non nello stesso periodo però. Costui è nato là. A quanti anni sei entrato nella Chiesa Gesù Vive? Gesù Vive, avevo 21 anni. Avevi 21 anni? Tanti anni fa. Tanti anni fa, basta. Sì. A quanti anni sei nato di nuovo? 20. Sì, perché ero militare. Era militare quando è nato di nuovo. Hai fatto in tempo a fare il militare? Fatti i conti, fatti i conti. No. Sono ancora giovanotto. Allora. Lui, chi è stata la prima persona che il pastore Angelo è andato a trovare in ospedale? Come mai? Porca, ero in ospedale per una peritonite. Ero là, è successo, ma grazie a Dio si sono creati degli eventi in cui sono arrivato in tempo in ospedale e sono riusciti a prendermi per le orecchie, e quindi posso essere qui oggi perché qualcuno ha provveduto. E in quel tempo il pastore è venuto a trovarmi, a farmi visita. Ero allettato, perciò non sono stato il primo. Sì. Poi da allora basta, non sono più andato in ospedale. Allora, sono arrivato un anno dopo che la chiesa aveva aperto in via Moretti, e sono arrivato tramite un amico,
perché frequentavamo un'altra chiesa, ero ancora all'inizio, diciamo. E questo amico mi fa: guarda, so che hanno aperto una chiesa a Quarto Giaro, andiamo a vederla. Ho detto: va bene, andiamo, tanto cosa abbiamo da perdere? Nulla. Siamo andati, abbiamo fatto il culto la prima domenica, al che la settimana dopo ho detto: no, beh, torno dove ero, non so, voglio provare. Sono tornato dove ero prima, è stato bello. La terza settimana ho detto: vabbè, ho capito, là è il mio posto. E da allora non mi sono più scollato dalla Chiesa Gesù Vive. E devo dire, poi lì pian piano ho cominciato a servire. Sono io il primo mixerista, ormai si è capito, non è che io arrivavo in chiesa alle 8 di mattina, montavo tutto l'impianto, gli strumenti, perché allora dovevamo lasciare la sala vuota perché era in condivisione, e allora bisognava tutte le domeniche montare e smontare. Poi c'è stata la benedizione del pulmino, quindi cosa facevo all'inizio? Arrivavo in chiesa alle 8, montavo tutti gli strumenti, prendevo il pulmino e facevo il giro. Finito il culto, rifacevo il giro e tornavo poi in chiesa a smontare tutto. Chiaro che poi è arrivato l'autista ufficiale, quindi io poi chiaramente ho lasciato lì e ho continuato a seguire il mixer. Poi scoprirete chi è stato il primo ufficiale, non ve lo dico io. Poi sono passati gli anni, qualcuno ha tentato anche di portarmi via dalla Chiesa Gesù Vive. Ci hanno tentato. Però non sono riusciti, quindi invece di andar via io ho importato un dono meraviglioso. E così ne abbiamo fatte tante, ho fatto tutte le conferenze delle donne, anche se quelle le ho fatte tutte, poi tutti i vari eventi, chiaramente ormai essendo al mixer li ho vissuti praticamente quasi tutti. No, io ho un ricordo bellissimo di Ivan, perché vi spiego. Allora abbiamo iniziato, appunto suonavamo io e il pastore Fabio, poi c'era Stefano dopo, il tamburello prima e poi dopo con la tastiera faceva la batteria, vabbè, cose che si possono vedere, anche tu l'hai fatto. E quindi cosa succedeva? Che ogni evento, poi noi all'inizio andavamo nei comuni, vari comuni a fare i culti quando ancora non eravamo qua, quindi dovevamo portarci noi chitarre, montare, smontare, insomma era tutta una cosa che io e mio fratello eravamo sempre coinvolti. Quando è arrivato Ivan, questo ragazzo altissimo che già allora era alto, è sempre forte, non è cresciuto dopo, sì, forse di più, vabbè. Io devo dire veramente che lui è entrato subito nello spirito di servizio che io e mio fratello veramente ancora un po', cioè veniva, ci soffiava il naso ancora un po', ci lavava le mani, cioè era una cosa impressionante veramente, e per noi è stata veramente una grande benedizione, perché finalmente non abbiamo più fatto i facchini, lo faceva lui. Ma adesso, vabbè, parte le battute, veramente Ivan è stato uno dei primi che è entrato veramente nello spirito del servizio, e io credo, Ivan, che tu questo poi l'hai trasmesso col tuo esempio a tutti quelli che sono arrivati dopo. È vero. Una precisazione: io non ho cercato di portarlo via, perché non mi ha dato nemmeno la possibilità. Quando ci siamo conosciuti, la donna segue l'uomo. Questa era. Quindi in realtà non ci ha messo tanto a convincermi, perché
sapevo che, che sarebbe stata una cosa buona per me. Sì, lui dice che mi ha salvato la vita. Sì, posso dire di sì perché qui sono a casa, perché mi sono sentita subito a casa. Oggi stavo parlando con la Michela Betta, a un certo punto ho detto, in effetti io sono forse una persona che al di fuori della famiglia conosce i pastori da più tempo. Loro mi hanno visto piccina, c'è questa leggenda che dicono che ero un po' peste. hanno questi ricordi che mi arrampicavo, che correvo. Però sì, mi sono sentita subito a casa, mi sono subito sentita parte della famiglia e ho imparato, però devo essere sincera, a vederli come pastori. Sapevo che loro erano i miei pastori, ma ho imparato a vederli come i miei pastori e quindi a farmi pascere, a farmi aiutare a diventare quello che sono diventata adesso e che diventerò. E per me c'è un episodio. La Chiesa Gesù Vive non è una chiesa ferma, non si è mai fermata, è sempre avanti, ma di gran lunga, e quindi non hai il tempo di rilassarti. E i nostri pastori vanno al di là, vedono molto avanti. E a volte propongono anche delle cose che dici, no, ce la faremo, ma siamo sicuri? E c'è stato un episodio che ve lo racconteranno nelle domeniche prossime sicuramente, in cui ho dovuto dire ok, non mi faccio più domande, non voglio sapere come mai, perché ho imparato a fidarmi ciecamente dei miei pastori. E quindi, benissimo. Benissimo, da lì. Quindi imparate a fidarvi, a volte noi non dobbiamo capire sempre tutto, dobbiamo semplicemente fidarci. Grazie, avete altro da aggiungere? No, grazie. Allora, un altro indovinello. Chi è stata la prima persona che abbiamo battezzato? Che abbiamo battezzato, chi lo sa? Chi è stata la prima persona che abbiamo battezzato? No, voi non, nessuno di voi lo sa? Voi lo sapete? Chi è stata? Ditelo. No. Chi? Miki, fai un salto qua. Persona che abbiamo battezzato, si è convertita mentre noi eravamo alla scuola biblica, è venuta a trovarci e lì è stramazzata. Sì. E poi quando siamo tornati e abbiamo iniziato la chiesa, l'abbiamo battezzata. Un anno ho dovuto aspettare. Un anno, mica era una. Non si fidavano. Vogliamo vedere se veramente hai capito bene. Vuoi dire qualcosa? Devo dire qualcosa. Non ti ho preparata, no, però se vuoi dire. Ce l'ho fatta. Sono appese. Le book fuori, abbiamo messo un po' di foto e dei libri fuori sotto il tendone. No, l'unica cosa che posso dire è che io non mi ricordo di essere venuta col nonno. No, lei no, era no, io non no, proprio persa. E quindi ci ho messo un po'. Non mi sono ritrovata poi la domenica dopo. Senza essersi messi d'accordo, io non c'ero. Sì, c'è stato un momento in cui mi sono avvicinata un po' perché vedevo sempre sta gente che veniva a casa, il nonno che pregava con tutti, quando loro poi dopo hanno preso la decisione si sono convertiti. C'ero, non c'ero, ma ci ho messo 7-8 anni prima di capire. Nonostante, la cosa incredibile, nonostante io sapessi, era chiaro davanti a me
che quella era la verità. Io lo sapevo molto bene, l'avevo riconosciuta, ma avevo deciso deliberatamente di metterla da parte. E quindi sono andata avanti con la mia vita per un po' di tempo, e proprio nel periodo in cui ero bella, serena, tranquilla, vado a trovare i pastori per fare una vacanza con una mia amica. Decidiamo di andare giù a trovarli in Sicilia per una settimana di ferie, e lì il Signore mi ha incastrata. No, veramente, è stato per me folgorante, perché due ore prima, forse ve l'ho già raccontato, però due ore prima di partire, di andare a prendere il treno per ritornare a Milano, dopo aver passato una settimana con loro, quindi di tempo ce n'era, voglio dire, ero stata alla loro diplomazione, ero stata anche in chiesa con questa mia amica alla domenica, quindi di tempo ce n'era stato, ma giusto due ore prima di ripartire, di prendere il treno per tornare a Milano, loro mi chiamano in camera loro, mi guardano in faccia e mi dicono: ma non credi che sia giunto il momento? E io ho detto: sì, sì, era giunto il momento. Era giunto il momento di dire di sì e di smettere di pensare a che cosa avrei dovuto rinunciare, perché mi sono accorta che tutto quello a cui io pensavo di dover rinunciare non era una rinuncia, ma avrei guadagnato molto di più. E così è stato. Poi io mi sono fatto la preghiera della salvezza in quella camera. Ricordo ancora quel momento, ricordo ancora che poi per tutto il viaggio di ritorno ho martellato la mia amica, e leggendoli e rileggendo il libretto sulla nuova nascita che loro mi avevano regalato, e poi da lì la mia vita è stata una vita di scelte, a cui che sì, sono state più o meno così faticose, ma di scelte fatte per qualcosa di molto di più, molto di più. E io, oltre a essere stata, se mi permetti, oltre a essere stata la prima ad essere stata battezzata, io credo e mi vanto del fatto di essere stato il primo seme ad essere stato seminato, e che è morto, molto morto, è morto, ma poi ha portato molto frutto. Perché siccome la moglie deve seguire il marito, io sono stata seminata, ma poi sono ritornata. Ma questa è un'altra storia. Amen. Grazie Michi. Allora, si potrebbero dire ancora molte cose, ma è un po' tardi. Io oggi vorrei concludere questo culto con la cena del Signore, perché è un simbolo di patto fra noi e Cristo, ma è un simbolo di patto anche tra noi credenti. Quindi vorrei chiedere al servizio d'ordine e a tutti i leader e pastori di venire qui, di prepararci a servire la cena del Signore. Perché facciamo la cena del Signore? Perché Gesù ha detto, vediamo se lo sapete, fate questo. E noi oggi vogliamo ricordare il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, è il fatto che noi siamo usciti dal suo cuore, dal suo costato, e che lui ci ha dato la vita. Tutti quelli che servono, sì, facciamo così, facciamo anche più veloce.